Arcangelo Michele, parole di pace, di Lee Degani, 29 luglio 2024. Saluti, sono Michele, Arcangelo Michael, guerriero di pace, angelo del raggio blu, e oggi vengo a voi con parole di pace. Un detto dice: bastoni e pietre mi spezzeranno le ossa, ma le parole non potranno mai ferirmi. E questo è vero, amati, quando usate il mio sacro scudo per proteggervi dalle parole che possono ferire, dalle parole che possono causare danni. Ma le parole possono ferire e fare danno. Perciò vi chiedo di far parte del mio esercito di guerrieri che aderisce all'idea delle parole di pace. Perché così come le parole possono ferire, le parole possono guarire. Ora, sono venuto da voi prima portandovi l'idea, la nozione, gli strumenti, affinché possiate essere giardinieri di pace. Ma, amati, quali sono i semi? Quali sono i semi che andranno in quel giardino per creare i bellissimi fiori della pace, dell'amore, della gioia? I semi sono le parole. I semi sono i vostri pensieri che diventano parole, che diventano reali, che diventano cose che si manifestano. E quindi vi chiedo di decidere che tipo di parole pianterete nel mio giardino, che è il vostro giardino di pace. Ogni parola che pronuncerete germoglierà, crescerà, prenderà forma e porterà anche semi per altre parole dello stesso tipo che troveranno il loro posto nella terra e cresceranno anch'esse, perché le parole si affollano insieme. Ne trovano altre con la stessa vibrazione, la stessa energia e formano un gruppo. Quindi cosa vi chiedo? Di non andare a dire agli altri che stanno sbagliando, che stanno usando parole di guerra. E le parole di guerra possono essere qualsiasi cosa che non sia d'amore, che non sia delle qualità divine. Quello che vi chiedo è di concentrarvi su voi stessi, di concentrarvi, di essere consapevoli delle parole che state piantando. State piantando semi d'amore con le vostre parole? O state piantando semi di guerra, semi di disonore, semi di rabbia? Eh sì, ci sono momenti in cui dovete usare le vostre parole per aiutarvi a trasmutare le emozioni che provate e che non volete sentire, che volete far passare nel vostro corpo e lasciare. Ma anche in questo caso, amati, le vostre parole di pace, le vostre parole di gioia, le vostre parole d'amore sono sempre la risposta. Sappiate che quando le parole di guerra arrivano a voi, possono essere trasmutate non solo attraverso i vostri pensieri, ma utilizzando la luce che vi viene sempre portata, in particolare dall'Arcangelo Uriel, angelo della luce, come la sua fiamma d'argento, che è sempre a vostra disposizione. Le parole possono diventare argento, e non l'argento della guerra, ma l'argento dei sogni scintillanti di gioia e di pace. E quindi vi lascio questi pensieri di pace, questi pensieri su come potete andare avanti. Sì, molte volte ci siamo rivolti a voi con queste parole, con queste idee in modi diversi. Ma oggi vengo, amati, a portarvi questo modo di vedere, questo modo di capire come un dolce promemoria,
un dolce promemoria per il vostro cuore che siete uno dei miei guerrieri, uno dei miei guerrieri della pace. Altrimenti non sareste al corrente di questo messaggio. E quindi vi lascio con parole d'amore. Continuate così, amati. Siete apprezzati, ammirati e molto amati. Addio. Traduzione e voce Marina.